Mi sono raffreddata. Ma quando è che ci si raffredda? Ci si raffredda quando si prenota il vaccino antinfluenzale. Sono qui con un po' di luce LED, perché è buio e tutto quanto, e sto qua un po' riparata perché c'è una donna che sta passando la cera di là ai pavimenti. E niente, ho chiamato il mio medico per fare l'antinfluenzale. Questo tipo martedì durante la giornata e il martedì pomeriggio comincio a starnutire alla grande. Questo è il Tachiflu Dec. E comincio a starnutire alla grande, infatti ieri dovevo andare a fare l'agopuntura, perché sto facendo l'agopuntura per la lombare e per l'artrosi lombare e non sono andata per stare riguardata. E quindi l'antinfluenzale che devo fare domani. L'antinfluenzale che devo fare domani, quindi venerdì, non ho chiesto di rimandarlo perché non si può fare e quindi lo rimanderò alla settimana prossima. Devo fare tante altre cose, ma insomma, vabbè. E comunque, oggi è il giorno del ringraziamento, sono grata al Signore di avere solo un raffreddore e va bene. Niente, la legge di Murphy. Vi devo parlare di tante, tante cose. I capelli stanno bene, pure malgrado il raffreddore. E niente, scusate che faccio un attimo di pausa. Ecco, così si fa la tua telefonata dove vuole. Sì, dicevo che i capelli stanno bene, malgrado tutto. Certo che la luce LED, questa qui è carina, è una cosa, l'avevo preso su Amazon. Ho fatto qualche acquisto, ho ricevuto diverse cose, no, ho scelto di accettato alcune cose da due aziende che mi piacciono moltissimo, ma proprio veramente, cioè veramente tanto. E una veramente utilissima, l'altra è sempre fa parte scusate, ecco fatto la sua cosa, tanto adesso ne ricevo un'altra. E niente, dicevo sì, della legge di Murphy, dei capelli che stanno a posto così e di queste due cose che mi hanno mandato l'azienda e poi c'è in assoluto il massimo, il massimo, il massimo, ho ricevuto la nuova collezione di Lisa e vi prego, anzi credo di fare prima la sua, devo fare una cosa per Lisa, per aiutarla. Per il Black Friday, ma ho detto vabbè, lasciamo perdere che sto Black Friday non è che poi alla fine sia stato, cioè sia tanto conveniente solo su alcune cose, insomma, facciamo questa cosa perché veramente Lisa si è superata in tutto, in tutto. E voglio farvi vedere anche perché ho concordato con Lisa che se vi mando io vi tratterà ancora meglio e quindi poi vi spiegherò, innanzitutto vi faccio vedere quello che ha fatto e poi insomma geniale, geniale. È una donna che se avesse materia prima come la materia prima che aveva in Cina, ah, poi c'è stata anche un'altra cosa dalla Cina, cioè una serie di cose veramente incredibili. Va bene. Quindi questo era un saluto. Ecco, squilla anche il telefono.
Ecco. Adesso il portone. Ma comunque, mio fratello, tutto a posto, pertanto vi saluto così e vi ringrazio e anche della pazienza. Vi bacio e alla prossima sana e tosta e gagliarda. Ciao.